tuo primo giorno di scuola, non vorrei arrivare in ritardo. Arrivo, mamma. Who's to say what's impossible will they forget? Mamma, io vado. Hai preso tutto? Sì, sì. Stai attenta, eh. Buona giornata. Ciao. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this. Buongiorno, sono una nuova alunna. Dovrei andare nella classe 4 G. Mi sa dire dov'è? Sì, certo, ti accompagno subito. Come ti chiami? Nicole Grasselli. Ma che bel nome che hai. Ma ragazzi, che maleducati che siete! Since I came in the game, some haters on the fame. A lot of niggas in chains and started acting strange. Even labels turning their backs and started back in lane. Buongiorno ragazzi, vi presento la nuova alunna. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Bella. That ain't where the hip hop live. They live in the streets. We eat to live, they live in the eat. I'm fed up. Every bite is in them, giving them sleep. R.I.P. Make me the king of all I good. I got call ID. Ehi, sediti pure qua. Grazie mille. Prego. Sono ancora diffuse, prego, meglio, cercate di seguire. E arriviamo così all'ONU. Cos'è l'ONU? L'Organizzazione delle Nazioni Unite, che proclamò il 1975 l'anno. Ragazzi, stiamo prendendo. Dicevo, morirono 146 lavoratori, 123 donne, 23 uomini, in gran parte giovani, immigrate e italiane. Aggressioni, citavo, la violenta aggressione poliziesca di una presunta manifestazione sindacale, in questo caso, di operai e tessili, sempre a New York, erano in lontano 1857, ho detto, vabbè. Andiamo avanti. Nonostante le ricerche riguardo alle femministe della fine degli anni 70. You can make it up next time. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Nicole. Tu? Elisa, da dove vieni? Mi sono appena trasferita a Crema. E che scuola facevi? Facevo lo stesso indirizzo, ma l'ambiente non mi piaceva molto. Ah, ok, spero che qui con noi ti troverai bene. Venerdì sera sei libera? Credo di sì. Io e gli altri abbiamo organizzato un aperitivo, ti va di venire? Sì, dove? È al bar davanti alla scuola alle 7. Va bene. Ok, ti do il mio numero così mi fai sapere. Sì, grazie. Oh raga, ma stasera? Tu lo sai. Oh vabbè, chi se ne beviamo, va? E dopo fumiamo, eh. Ma chi c'è? Oh bella, me li passi i compiti per domani, vero? Quali compiti? Boh, quelli che ci sono. Ah sì, c'è matematica, le equazioni esponenziali e gli esercizi di chimica. Perfetto, fammi le fotocopie. Ah, doppie, anche per Valentina. Bravo Ciccio. Ma questi ragazzi hanno intenzione di fare qualcosa nella loro vita o pensano solo a divertirsi? Spero che i nostri sforzi un giorno vengano ripagati, così noi saremo qui e loro qua. Ma che occhi c'hai? Zia, questa volta era buona. Minchia si vede. Oh, stasera portala, solito posto, eh. Ok, ma c'è le cartine? Andiamo a chiedere quella là. Non è che questa cartina lunga. Noi non fumiamo certa roba. Ma vedi sto zonco. No comment. Oh raga, andiamo. Ragazze,
guardate cosa ho portato, le provenite per stasera. Wow, perfetto, ma tu che sarti sei? Sì, ma come ci si veste? Minigonna e... Ma sì, come preferisci, l'importante è distinguersi. Dai, cercherò qualcosa di carino nell'armadio. Di venire qua. Ma non dirmelo, mi sono portato il libro di arte così posso ripassare. Ma con tutto questo casino, come facciamo a concentrarci? Io proporrei di andarci. Ma cosa ci fate qui? Non venite a ballare con noi? No, no, grazie. No, vabbè. Amore, ti stai divertendo? Guarda che è arrivato, che figo! Oddio, sto bene così? Sì, sei stupendo. Hai visto come ti messo il bicchiere? Sì, hai visto, è stato gentilissimo. Una nuova casa, una nuova scuola, dei nuovi amici, un nuovo inizio e una nuova me. Sono stata scaraventata in una realtà che non mi appartiene, un posto dove devi essere parte integrante della massa per essere accettata. Casa, scuola, bar, discoteca. Sono tutti luoghi in cui devi dimostrare di essere come loro per venir considerata. Comincia a vestirti come loro e finisci a trasgredire con loro, in un gioco continuo a chi si avvicina di più al limite. Alla fine, i veri trasgressori sono loro, che passano da un bicchiere a una canna, o sono io, che non voglio seguire la massa? Zitto e buono, loro mi dicevano, tranquillo e cambia tono, loro mi dicevano, di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena, di non andare fuori tema e seguire lo schema, pure andare a letto senza cena, di non creare un problema che non ne vale la pena, di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto, 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 perfetto come te. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un certo io non lo vedivo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco ho iniziato a dire troppi no. Forse è per questo che tu m'hai lasciato e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi stai